Nicolina e Bambolotti, buonasera. Allora, come potete vedere, è cambiata la location. Praticamente sono nella mia stanzetta nella quale dormo, praticamente. È una situazione precaria perché praticamente il mio computer ha deciso di non funzionare più e quindi mi sono dovuta riadattare e riarrangiare da stamattina. Sto cercando di trovare una soluzione a questa cosa. E quindi niente, siamo qui in attesa che il mio computer ritorni e quindi che io possa ritornare a fare video nella mia adorata stanzetta dei trucchi. Comunque, stasera sono qui per parlarvi di una collaborazione con un'azienda, la quale azienda è la P2, che è stata davvero gentilissima con me e mi ha mandato appunto tre prodottini da testare e io ve ne parlerò con tutta sincerità in questo video. Allora, mi è arrivato tutto in questa bustina qui, con corriere. E all'interno di questa bustina c'era anche questa bustina con i cuori. Guardate che carina. Io ho tolto le coperture ai prodottini, però ognuno dei prodottini mi è arrivato con il pluriball, quindi veramente l'imballaggio è stato perfetto, non posso dire assolutamente niente. Perdonatemi per la luce, però adesso cercherò di organizzarmi ancora meglio, però ci tenevo a farvi questo video perché veramente sono stati gentilissimi con me e vi voglio parlare davvero di questi prodotti. Il primo prodotto che mi hanno mandato è questo qui. Cerco di farvelo vedere meglio, scusate, perché questa la luce sta proprio. Eccolo qui. Ed è praticamente P2 Fast Help Repair, che praticamente ha 10 ml di prodotto e una scadenza di 24 mesi. E che cos'è? Praticamente è un pronto intervento per unghie naturali, rovinate, fragili e deboli. Lo smalto per unghie trasparente rinforza le unghie con una pellicola di protezione in acrilico. Applicare sulle unghie non smaltate e lasciare asciugare bene. Io l'ho testato e mi è capitato proprio a fagiolo perché veramente avevo delle unghie devastate quando mi è arrivato questo smaltino. Sapete che io, oltre a essere makeup artist, sono anche estetista e quindi sono sempre alla ricerca di questi prodottini, soprattutto se sono validi. Devo dire che mi ha aiutato tantissimo a non farmi spezzare le unghie, davvero, perché io non mangio le unghie, le ho curte in questo momento, ma non le mangio, a me si spezzano da sole praticamente. Quindi un buon rinforzante per unghie, un prodotto che mi aiuti appunto a non farle sfaldare, mi serve sempre. E quindi io posso dirvi che questo è davvero davvero un ottimo alleato per non far spezzare le unghie. A me mi ha aiutato tanto davvero. Avevo appena tolto il semipermanente e solitamente quando faccio il semipermanente, se non lo rifaccio, automaticamente si spezzano quelle poche unghie che mi sono cresciute nel frattempo, lo avevo su. E quindi devo dire che davvero mi è piaciuto tanto. Un'altra cosa che ho amato veramente è quest'altro prodottino, che è questo qui. Cerco sempre di farvelo vedere in qualche modo. Perché questo è più difficile perché c'è la cosa a specchio. Ecco qua. Comunque questo, vedete, porta la pompetta al di sopra ed è praticamente il Quick Dry Spray, praticamente l'asciugatore per lo smalto. È sempre un 10 ml di prodotto, sempre con la scadenza di 24 mesi. È carinissimo perché di solito fanno dei prodotti simili per l'asciugatura rapida dello smalto, però li fanno sempre in formato troppo grande, secondo me. E invece questo anche da viaggio, da portare in borsetta, è veramente comodo. È uno spray asciugatura rapida che consente l'asciugatura dello smalto fresco. Applicare lo smalto come di consueto, spruzzare con attenzione lo spray sulle unghie appena smaltate, mantenendosi ad una distanza di circa 10 cm. In caso
caso di necessità, rimuovere la pellicola lubrificante nell'area della cuticola con una salvietta. Quindi, io l'ho provato e vi devo dire che davvero, davvero, aiuta nell'asciugatura, quindi il prodotto si asciuga più in fretta applicando questo spray. Io sono un po' diffidente su questi spray per l'asciugatura rapida dello smalto, perché alcuni veramente sono inutili, veramente non accelerano l'asciugatura dello smalto e anzi aiutano a distruggere tutto quello che avete fatto prima. E invece questo è davvero davvero carino, mi è piaciuto tantissimo e ve lo straconsiglio. Un'altra cosa troppo carina è questo smaltino. Guardate qua, sì, si vede il colore, si vede bene, sono contenta almeno questo. Ed è questo smaltino Volume Gloss Gel Look Polish. È uno smaltino da 12 ml, quindi è un bello bello cicciotto, vedete, un cubo. 12 ml con 24 mesi di scadenza, e questo è lo 021 Young Miss. Mi è piaciuto tantissimo, è un colore che secondo me va tanto perché proprio si porta, no? In questo periodo, quei rosa. Oh, che bella che sono! No, ok, adesso si rende davvero bene la luce. Sarà il riflesso dello smalto, non lo tolgo da vicino a me. Comunque, davvero davvero carino. Un rosa che va nel viola però spentino con una punta di grigio, che davvero quest'anno è un colore che va super super di moda. La durata è buona perché mi è durato tranquillamente 3 giorni senza essersi sbeccato neanche un pochettino. Quindi, per essere uno smalto, veramente la durata è ottima, secondo me. Cioè, per me 3 giorni senza sbeccarsi uno smalto vuol dire che è veramente uno smalto valido. Quindi questi erano i prodottini di cui mi ho omaggiato la P2, e io ringrazio ancora l'azienda per avermi omaggiato di questi prodottini, che sono stati super graditi e super validi. La P2 è appunto un marchio che rivende OVS, Upim, forse anche la Coin, però non ne sono sicura. Però per l'OVS e la Upim ne sono certa che appunto vengono rivenduti questi prodottini. Quindi io vi straconsiglio di provare questi prodotti veramente per la cura delle vostre unghiette, per appunto sfoggiare dei look carini, divertenti anche per le feste, perché fanno diversi tipi di smaltini, anche gli sugar. Quindi veramente vi consiglio di dargli un'occhiata, anche perché sono prodotti abbastanza low cost, vi devo dire la verità. Quindi insomma, ne vale la pena. A me sono piaciuti tantissimo, era la prima volta che provavo prodotti della P2 e sono rimasta entusiasta, quindi ci tenevo tantissimo a farvi questo video, non molto lungo, però per farvi sapere la mia. Vi lascio il link giù nell'info box della pagina Facebook, in modo che possiate rimanere aggiornati con le novità che magari volete andare a scoprire e quindi a reperire alla Upim o appunto all'OVS. Io vi mando un bacio di gigante. Vi mando un bacio gigante e ringrazio ancora tantissimo l'azienda per questi prodotti. E quindi niente, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Speriamo, speriamo, speriamo di aggiustare tutte le cose al più presto. Un bacio, ciao bimbe!